Buonasera e benvenuti a Sette Sera. Ormai ci siamo, è scoppiata veramente la primavera, la stagione in cui rifiorisce la natura e assolutamente rifiorisce anche la nostra voglia di essere innamorati e di amare. Allora stasera parleremo proprio di questo e andremo alla scoperta del nostro futuro in amore con il nostro astrologo di fiducia. Allora do subito il benvenuto a Stefano Ghibidi. Buonasera, come stai? Bene, Alessandra, tu? Oh, bene, benissimo, finalmente sono sorridente con tutto questo bel tempo, ma cosa raccontiamo stasera? Stasera parliamo un pochettino di qualcosa a cui piace sempre sentire parlare, cioè di amore. Vediamo un po' come nei prossimi mesi, l'estate non è poi così lontana, insomma, come si può vivere l'amore nei prossimi mesi. E poi facciamo anche un piccolo esercizio. Andiamo a vedere quelli che sono i segni che possono cozzare più col nostro segno. Chiaramente poi da casa ci saranno quelli che storcono il naso, che dicono no, io con quel segno Dei non ci cuori vado. infranti, magari ragazze appena Assolutamente. innamorate che È scoprono un che... esercizio, poi chiaramente come sempre tutti noi siamo uno diverso dall'altro, quindi insomma prendiamolo un po' così, però è interessante capire come possono interagire i segni tra di Assolutamente loro. sì. Allora partiamo subito con l'Ariete e vediamo tutto. È un segno che gode di questo Marte sempre diretto, cioè non è mai retrogrado Marte quest'anno, e questo determina un erotismo convinto, un'energia decisa come piace all'Ariete. Quindi vive un anno buono, non ha più l'opposizione di Saturno che fino alla fine del 2012 l'ha molto limitato, soprattutto nelle relazioni, nel modo di rapportarsi agli altri. Quindi è un segno che in qualche modo sta beneficiando di energie buone e beneficerà per tutta quella parte rimanente di quest'anno di queste energie. In quest'anno ci sono, noi ecco, individueremo per ogni segno un momento che chiamo hot, cioè il momento caldo, quello in cui l'amore e l'eros potrebbero essere al culmine. Ecco, nel caso dell'Ariete, diciamo giugno e luglio potrebbero essere momenti caldi, non fosse che perché estate. E poi abbiamo un momento invece un po' più romantico, un momento in cui ci si può più innamorare, ci si può, insomma, i languori possono essere più forti, che sono i primi giorni d'ottobre, quando ci sarà un'eclissi di luna in opposizione all'Ariete. Quello potrebbe essere un momento in cui l'Ariete sente le farfalle nello Che stomaco. bello. Con chi va d'accordo l'Ariete? Allora, a livello passionale, puramente passionale, non ci crederete, ma il Capricorno è un segno che ha qualcosa da dire, perché dietro il ghiaccio di Saturno c'è l'esaltazione di Marte, che piace molto all'Ariete. Quindi, insomma, questa decisione, questa serietà che il Capricorno esprime piace all'Ariete e può scattare questa alchimia. Se invece siamo di fronte a un Ariete un po' più romantico, che ama un pochettino di più la seduzione e cose di questo genere, allora la bilancia in qualche modo fa per voi, perché la bilancia raccoglie, contiene, diluisce un po' la vostra eroenza, la vostra voglia di conquistare e la rende più gradevole, più dolce. Quindi io direi il Capricorno per la passione e la bilancia L'Ariete invece per per il romanticismo. l'equilibrio. Allora, Esatto. Ariete, mi raccomando, ricordatevi i primi giorni di ottobre, i giorni hot. L'eclissi, attenzione Mi all'eclissi. raccomando, andiamo subito a vedere il segno del toro. Il segno del Toro è uno di quelli interessati, purtroppo, lo dico anche per me, dall'opposizione di Saturno che per molto tempo interesserà questo segno e lo limiterà un pochettino rendendolo molto, un po' cupo, imponendo grande serietà, grande impegno, soprattutto e anche nelle relazioni. Il Toro comunque, cioè, questo vale in questo periodo soprattutto per i nati di aprile, della prima decade. A parte questo, diciamo, il Toro vive un'energia abbastanza buona, anche lui beneficia di questo Marte, e quindi l'anno, insomma, non sembra essere un disastro per l'amore, assolutamente. Semplicemente ci sarà bisogno di essere un pochettino più impegnati, vivere le relazioni con maggiore serietà e maggiore impegno. Questo è il messaggio. Il momento più caldo dell'anno potrebbe essere in corrispondenza dei compleanni del Tori, quindi a metà maggio. Quello momento in cui Marte e Venere sono insieme e danno possibilità sia a livello sentimentale che passionale al Toro. A proposito di passione, con chi può andare d'accordo il Vediamo un po'. Toro? C'è il segno opposto, il segno dello Scorpione, che è uno dei pochi che riesce a mettere in discussione la tranquillità, l'inamovibilità del Toro, perché il Toro è un segno statico, fisso, come lo è anche lo Scorpione. Lo Scorpione riesce un pochettino a smuoverlo e questo solletica la sua passionalità, perché il Toro è anche passionale. Se invece il Toro è alla ricerca di qualcosa di più romantico, di più tranquillo, perché lui vive le relazioni, i rapporti anche come qualcosa che dia stabilità, continuità, eccetera, il Cancro sembra essere un segno che è capace di offrire questa stabilità e perché è attento e disponibile, sa essere un ottimo compagno di vita e quindi in qualche modo il Toro ci si trova Bene, quindi o bene. Scorpione o Cancro, i segni di affinità totale per il toro. Andiamo a scoprire invece la vita sentimentale dei gemelli.
Tanto per cambiare, i gemelli vivono un momento di fuochi d'artificio Sempre, perché sempre questi gemelli. Ho sbagliato un mese in sono... cui nascere io. No, sono inamovibili. Il problema dei gemelli è che non riescono a concentrarsi, non riescono a fermarsi e questo vale anche per l'amore. Fanno molta fatica i gemelli a fermarsi finalmente su qualcuno che possa dargli l'amore perché hanno un continuo bisogno di capire, di cercare, di guardarsi attorno e si perdono delle grandi occasioni, un peccato. Spesso sono troppo dispersivi e questo non li aiuta, non li aiuta assolutamente. Invece in questo momento, approfittando di Giove, un pianeta importante che ancora per pochi mesi, fino a giugno, sarà nel segno, i gemelli dovrebbero proprio iniziare a costruire il loro futuro sentimentale. Quindi fermatevi su chi vi interessa, lasciate perdere le situazioni che sapete non possono funzionare, concentratevi su chi o coloro che vi interessano veramente, provate a costruire qualcosa. Questo è il momento buono. Giugno sarà un momento hot per i gemelli, quindi anche in questo caso in corrispondenza dei propri compleanni, dopodiché Giove uscirà dal segno e si cominceranno a contare, non dico le vittime, ma a fare bilanci quantomeno. Con chi vanno d'accordo i gemelli? A livello personale io credo che l'Ariete, tornando quindi al segno prima, sia un segno adatto, perché c'è una buona passionalità, allo stesso tempo l'Ariete ha carattere, è fuoco e quindi è capace anche di fermare i gemelli, di dire smetti di andare in giro, concentrati su di me, cioè c'è questa conquista che è importante, funziona. Se invece i gemelli è alla ricerca di qualcosa di più romantico, di più sognato, eccetera, allora il Sagittario riesce a dare quella levatura, quella leggerezza e quello stimolo anche quasi mentale alla relazione. Quindi Ariete o Sagittario per i gemelli. Corriamo rapidi verso il cancro. Il cancro che non deve lamentarsi perché sappiamo, l'abbiamo già detto e ridetto, da luglio Giove in esaltazione nel segno porterà grandi cose. Quindi sullo sfondo di questa premessa assolutamente meravigliosa, il cancro diciamo che vive un anno buono, un po' di attesa. Giove nel segno porterà sicuramente dei cambiamenti, dei miglioramenti, quindi relazioni che iniziano, convivenze e matrimoni. Attenzione, Giove dilata. Se un cancro sta vivendo una situazione particolarmente difficile o particolarmente critica, Giove potrebbe anche determinarne la fine, ma la fine di una situazione brutta o negativa può essere un nuovo inizio. Quindi, cancri, vivetela sempre come una nuova opportunità, perché alla fine sono opportunità che vi verranno date quest'anno. E luglio sarà un momento molto, molto caldo per voi, da passare con chi? Potreste essere i pesci, perché, Talmente pesci citati. sai perché? Perché il pesce alla fine ha una, dominato da Giove, ha un ottimismo intimo che è molto importante per il cancro che vede sempre un po' il bicchiere mezzo vuoto, quindi i pesci vanno bene. Se no anche il toro, avevamo visto prima per il toro il cancro, che rispetta la fragilità dei sentimenti del cancro e apprezza anche lo slancio materno che il cancro ha verso le altre persone che a volte può essere un po' soffocante, non col toro, quindi il toro va bene. Oh, bene, bene, adesso andiamo a scoprire il leone. Questo segno si sta vivendo un po' male la quadratura di Saturno, perché mentre il Leone è sole, energia e luce, Saturno è il contrario, è pezza. E quindi, insomma, questa quadratura gli sta dando abbastanza fastidio. Ciò che sta facendo il Leone è rivedere un pochettino i rapporti con se stessi. Finché non rimetterà a fuoco il rapporto con se stesso, il Leone farà fatica a rapportarsi agli altri. Quindi un momento di lavoro, di duro lavoro, anche materiale, anche professionale, ma anche lavoro su se stesso per poter migliorare e crescere. Però l'amore in qualche modo qualche soddisfazione la darà, soprattutto adesso nel mese di aprile, ci saranno degli spunti abbastanza interessanti per questo segno. Da trascorrere con chi? Ma a livello personale io insisto ancora sullo Scorpione, che pur essendo un segno completamente diverso con il quale il leone fa fatica ad andare d'accordo, è pur sempre un segno col quale il leone ha una certa intesa erotica, di pelle, quindi non è mai indifferente. Poi fuori dalle mura domestiche possono esserci dei problemi perché il leone è geloso, eccetera, eccetera. A livello romantico, ribadisco ancora i pesci, anche nel caso del leone, perché i pesci, nel senso buono della parola, hanno quel gusto del servizio, quel mettersi al servizio del prossimo che al leone piace, perché il leone ha bisogno dell'attenzione del partner e quindi i Certo, pesci possono andare certo. bene. Leoni, ricordatevi che questo è il vostro momento, però, tra l'altro, Esatto, questo adesso mese. qui. Andiamo a vedere la Vergine. Vergine, già il nome ci dice molto sull'amore, perché una vergine fa fatica a concedersi, quindi c'è sempre una certa ritrosia da parte della vergine a darsi all'amore.
troppo complesso, non possiamo spiegarlo qua, ma comunque difficile per la Vergine affrontare questo argomento. Quindi ha bisogno di energie che l'aiutino e questo sarà possibile dall'estate in poi. Quando Giove ancora sarà in sestile, non più in quadratura, e quindi da luglio in poi finalmente la Vergine può affrontare con grande fortuna e leggerezza anche le sue relazioni. Infatti agosto, non a caso, sarà probabilmente il mese migliore per l'amore, quindi innamoramenti o comunque situazioni ad alta tensione. Assolutamente, veramente ottimo. Essendo poi in agosto cade a fagiolo in qualche modo. Con chi va d'accordo la Vergine? Con nessuno, con tutti? Non lo so, però io direi l'Ariete potrebbe essere interessante perché è uno dei pochi segni che è capace di rompere le resistenze della Vergine, di andare, l'Ariete sfonda, no? Cioè nel senso è un elemento da sfondamento, quindi riesce a rompere le titubanze della Vergine. Un altro segno abbastanza indicato è il Cancro, perché il Cancro e la Vergine in modi diversi sanno mettersi al servizio del prossimo, la Vergine in modo intelligente, intellettuale, il Cancro a livello emotivo, quasi materno, però c'è un'attenzione reciproca che funziona. Bene, bene, molto bene. Allora, adesso abbiamo sentito e scoperto tutto dei primi sei segni dell'oroscopo, subito dopo la pubblicità diciamo e vi raccontiamo i prossimi sei. A tra pochissimo!